Conferiamo allora il premio giornalistico Orchidea d'Argento alla nostra Carolina Morace con un grande applauso. È stata dedicata allo sport la 10ª edizione del premio giornalistico Orchidea d'Argento, che quest'anno si è svolta a Santa Maria di Castellabate a Villa Matarazzo, un luogo simbolo per il territorio cilentano, la cui riapertura nel 2017 è stata una scommessa vinta, così come ha spiegato Tommaso Pellegrino, presidente dell'ente parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Di sport e giornalismo hanno parlato i due vincitori del premio, Carolina Morace, ex calciatrice ed allenatrice, simbolo del calcio femminile, e Gianfranco Coppola, giornalista RAI e presidente nazionale dell'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Sono rimasta colpita da questo bellissimo posto, ha detto la Morace. Voglio lanciare proprio da questo palco una proposta. Facciamo qui un torneo internazionale di calcio femminile di club. Potrebbe essere l'occasione per far conoscere ancora di più a livello internazionale questo territorio. Nel suo curriculum, lei che ama farsi chiamare coach e non mister, anche il titolo di allenatrice della Nazionale dei Parlamentari, squadra in cui ha giocato Tommaso Pellegrino nel ruolo di attaccante. Vedere qui amici come Carolina Morace, che è il mio mister, il mio allenatore, il mio coach, ed è soprattutto una delle persone che voglio più bene e che veramente rappresenta lo sport italiano, quello sport bello, quello sport serio e quello sport di qualità. Io penso che tante volte si parla anche del tema delle donne, no? Ecco, noi abbiamo qui una delle donne più brave in Italia, nello sport e non solo. Quando lei commenta le trasmissioni in Rai è certamente molto efficace e autorevole. Allora, un ottimo amministratore, su questo non abbiamo dubbi, ma in campo come se la cavava il presidente Tommaso Pellegrino? Era il mio attaccante preferito, lui lo sa. È vero. Lui lo sa. Un attaccante in campo e nella vita. Sì, di solito il carattere, no, rispecchia il ruolo poi che fai nello sport, che sia il difensore, l'attaccante, quello che è. Sì, lui è attaccante assolutamente. Anche perché noi attaccanti siamo più intelligenti. Tra i premiati di quest'anno anche le realtà calcistiche del territorio cilentano, con la Gelbis, una squadra ufficiale dell'ente parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e la Polisportiva Santa Maria, al suo esordio in Serie D. Riconoscimento anche alla Salernitana, neopromossa in Serie A, allo Sporting di Sala Consilina e all'arbitro Maria Marotta, primo arbitro donna della Serie B. Grazie a te per l'invito e per questo riconoscimento. È bello essere qui, è bello essere in mezzo ai giornalisti, che sono coloro i quali che poi trasmettono quelle che sono le nostre emozioni il giorno dopo. Noi siamo in campo, però poi è anche un piacere il giorno dopo leggere quello che voi ci raccontate e poi anche per ricordarlo nel tempo. Quindi grazie sempre per la stima e per l'affetto, soprattutto nei miei confronti. Grazie.